quando mi hanno detto che venivo a Muzzo, l'unica cosa che mi aveva un po', mi era piaciuto di venire a Muzzo perché conoscevo già il Poldo Indavide e sapevo che lui era qui e mi piaceva venire a Muzzo per quello, anche se sono venuta un po' preoccupata perché era la prima scuola che venivo a fare la direttrice, perché io ad Almine c'era la direttrice che è quella che c'è ancora adesso e per cui lui, io aiutavo lei, però non ero responsabile direttamente, quindi mi sono trovata con una scuola abbastanza grande e responsabile direttamente, per cui al momento ho avuto un attimino di panico, però ho trovato tantissime persone che mi hanno aiutato, il Savoldelli, il Mario Savoldelli, che è stata una persona molto squisita nei miei confronti, che ricordo sempre volentieri e prego sempre per lui, perché veramente mi ha aiutato tanto in quel periodo. Il Don Davide, che anche lui mi diceva che anche lui era nella stessa barca, perché anche lui era venuto dalle missioni, non sapeva bene qui le cose, per cui mi aveva dato anche tantissima fiducia, il Don Davide ha dato tantissima fiducia, per cui ecco, questo mi ha aiutato tanto a continuare a inserirmi dentro qui a Muzzo, pur con tanta fatica. Il primo contatto con i bambini? Allora, il primo contatto con i bambini, vabbè, i bambini mi piacevano, mi sono sempre piaciuto, mi sono sempre trovata bene. Il primo contatto è stato più che altro con i bambini, sì, ma anche con i genitori, gli insegnanti, in questa scuola un po' più grossa di quella che avevo io, nello stesso tempo, che non conoscevo molto. È stato un inserimento un po' graduale, diciamo, nella scuola, perché dovevo conoscere un po' le cose. Poi io ho abituato nella scuola comunale che tante cose non si facevano. Qui invece nella scuola parrocchiale la direttrice emana un po' tante cose, per cui era una situazione molto diversa da quella che vivevo qui. È stato un bel impatto e tutt'oggi, insomma, in questi 15 anni mi sento veramente molto dispiaciuta da andare via, perché veramente è stato un po', mi sono sentita un po' la scuola mia, ecco, nel senso, per cui il rapporto con la comunità, vabbè, il rapporto con la comunità, io quello che riuscivo a fare l'ho sempre fatto, sia nella catechesi, nel gruppo liturgico, tante cose, e il rapporto più che altro che io avevo era quello con la scuola, con i genitori, perché mi impegnava molto la scuola, mi impegnava molto tante volte, e dalla mattina alle 7:30 fino alla sera alle 6:30, poi gli incontri, tutte queste cose, per cui di tempo non è che ne avevo chissà quanto, però quello che avevo l'ho sempre cercato di darlo ugualmente alla parrocchia, appunto nella catechesi, in tutte le cose che si potevano fare, che mi chiedevano, che mi era chiesto di fare, oppure che vedevo che c'era bisogno di fare e mi inserivo dentro in queste cose. È stata una bellissima esperienza e ringrazio il Signore veramente di questa grande esperienza che ho vissuto col Don Davide, vabbè, adesso ho 2 anni col Don Giulio, però è una bellissima esperienza col personale, con tutti, e per cui il dispiacere è grande, perché quando ci vivi bene e ti trovi così, cioè è abbastanza normale che uno dispiace andare via, pur andando in un posto che conosco e che so già un po' com'è. Che soddisfazione le ha dato a Muzzo? Guarda, Muzzo mi ha dato tante preoccupazioni, però mi ha dato anche tante soddisfazioni con i genitori, ho avuto tante soddisfazioni anche con la parrocchia, perché cioè, i genitori tante volte mi hanno dimostrato ho sentito in loro veramente l'affetto, l'aiuto, per cui li ringrazio tantissimo. E anche tutta la comunità, perché con tantissime altre persone ho avuto dei buoni rapporti, delle amicizie anche che mi hanno aiutato, ho trovato tantissime persone, anche tutte le volontarie che mi aiutavano nella scuola, per cui ho coinvolto tantissime persone che mi hanno voluto bene, che allo stesso tempo io ringrazio perché mi hanno dato tanto aiuto. Un saluto ai bambini. Ciao bambini a tutti, vi saluto e un grosso bacio a tutti.